Nissan, marchio che sa destreggiarsi su tantissimi segmenti, non deludi gli appassionati e in piena controtendenza rilascia in anteprima mondiale il prototipo denominato Z-Proto. Quella che sarà la versione di serie disponibile l'anno prossimo, teoricamente immaginata come 400Z, pronta a raccogliere il testimone lasciato dalla 370Z dopo ben 11 anni di vita. Gran parte delle linee ricordano la gloriosa Datsun 240Z, con il frontale spigoloso, con incastonati i fari tondeggianti. La vista dalla tre quarti riporta immediatamente le linee dei modelli precedenti, sinonimo sia di continuità del segmento che di sportività. Al posteriore trova spazio un lunotto molto più lungo, qui in tinta col tetto, che segna di fatto una carrozzeria in due toni, dettaglio molto bello. Il gruppo ottico posteriore è il vero protagonista, le linee sono perfette, riprendono spunto sia dalla sopracitata Datsun sia dalla 300ZX, con un fondo in tinta col diffusore e di fari squadrati alle estremità, qui ovviamente, in chiave moderna, molto sottili e futuristici. A proposito del diffusore, su questo taser vediamo che ingloba due terminali di scarico alle estremità, tipico della serie Z. Attorno alla meccanica ci sono luci ed ombre. Se i rumors circa il propulsore dicono di un 6 cilindri 3 litri biturbo da 400 cavalli, alleluia, il 3007 V6 aspirato della 370Z era sì fantastico per il sound, ma obiettivamente lento fino a metà del contagiri. Troppo lento per un'auto del genere. Quelli circa la trasmissione sembrano confermati, con un cambio manuale pronto a garantire una simbiosi con l'auto impossibile da avere con i seppur performanti cambi automatici a doppia frizione. Non è ancora chiaro se sarà disponibile solamente manuale, tuttavia la possibilità di averla così fa guadagnare ulteriori punti a Nissan. I prezzi dovrebbero attestarsi attorno ai 50-60 mila euro, in piena zona Supra, una delle tante sportive che si possono avere con quella cifra. Ho avuto modo di provare una bellissima 370Z con alcune modifiche di livello e non posso che dirmi innamorato della tecnica costruttiva sia di quel modello che delle giapponesi in generale. Personalmente trovo quasi romantico che un marchio del genere continui ad occuparsi e preoccuparsi del segmento delle sportive. Vero, avendo la GTR a listino non c'è difficoltà nel proporne altre, ma in un mondo sempre più eco-friendly, avere una vettura nuova con tali caratteristiche è un forte segnale che non può che accontentare gli appassionati di tutto il mondo. Ben fatto, Nissan!